Ciao a tutti, aria di primavera e trasferimento richiedono praticamente solo una cosa, declutter. Ebbene sì, ho deciso di iniziare di nuovo la serie di declutter, questa volta un pochino più strong, un pochino più seria e quindi veramente di eliminare tutti i trucchi che non uso o magari che preferisco nuove formule e di non essere magari legata a un brand piuttosto che a un colore, piuttosto che a un ricordo, quindi di guardarli e diciamo lasciare solo ciò che comunque ho veramente voglia di provare, ho veramente desiderio di avere e tutto il superfluo darlo via perché veramente sono piena di trucchi e quindi non riuscirei mai ad utilizzarli, a finirli, quindi non mi va di rifare magari questo video tra un anno e avere tanta roba da buttare come mi sta capitando in questo declutter. Comunque, bando alle ciance, direi di iniziare con il primo di una lunga serie. Fatemi sapere il prossimo su quale categoria lo volete e adesso vi lascio al cassetto della mia postazione che è il numero 3 e vedrete voi stesse cosa ho declatterato. Il cassetto che andiamo a declatterare oggi è questo, cioè al di là che è tipo tutto disordinato e inguardabile, ci sono veramente tantissime tinte vecchie, tipo quelle di Jeffree Star, che penso siano da buttare. Allora, io non sono molto brava con i declutter perché comunque mi affeziono ai prodotti e penso di averci speso molto perché comunque la maggioranza li ho comprati tutti io con i miei soldi e quindi lavorando ed essendomeli sudati mi prende a male, però non è giusto neanche buttarli perché come vale il principio che li ho sudati, vale anche per buttarli e quindi è uno spreco. Per fare il declutter, adesso voi vedete un casino, io li prendo, li tiro fuori e li dividerò per colore o per categoria, tipo matite, labbra, sparse, le metto tutte insieme e poi andiamo a vedere cosa tengo e cosa butto. Allora ragazze, queste sono quelle diciamo nude di tinte labbra, rossetti liquidi e come vedete trasbordano, cioè non entrano proprio, cadono. Quindi adesso direi di selezionarle e tenere solo quelle che comunque utilizzo e soprattutto quelle che non sono secche. Raga, la situazione vista da così è anche peggio di quello che mi aspettassi. Allora io direi di prendere tutte quelle di Jeffree Star. Eccole ragazze, questi sono tutti quelli di Jeffree Star e sono tutti prettamente diciamo nude. Ah, scusate, mi sono scordata anche questo. E sono praticamente tutti secchi tranne uno. Adesso vi faccio vedere, ve ne apro uno a caso. Eccolo qui, guardate lo scovolino, super super secco. Ve lo faccio vedere swatchato. Purtroppo sono tutti così, come vedete non scrivono e sono durissimi. Vi prendo anche quest'altro colore che vedete fanno proprio difficoltà a scrivere. Di tutti questi, gli unici che scrivono sono questi quattro, di cui questo qua vado a cestinarlo perché come vedete si è seccato e lascia grumi, cioè scrive ma non è come si può dire omogeneo, ma lascia tutti dei pezzi. Pezzi veramente brutti che poi sulle labbra sono ancora peggio, mentre questi altri tre scrivono e quindi li terrei, ma me li devo mettere davanti perché devo utilizzarli. Questi non hanno cambiato né consistenza né Poi odore. vi ho swatchato queste che sono le mie preferite, sono di Maybelline. E praticamente io le adoro. Ho anche questa qui vinilica che praticamente è lucida, ma comunque resiste tutto il giorno. Ve le straconsiglio, sono i miei rossetti liquidi preferiti, li tengo tutti perché continuano a scrivere nonostante appunto ce li ho da un pochino. E per me sono i migliori rossetti liquidi mai provati perché durano anche se mangiate e bevete tantissime ore, soprattutto le tonalità ovviamente più scure, quindi non queste nude. Ok, adesso ho preso tutti quelli di Banana Beauty, li ho messi come vedete in base al colore di Swatches e allora devo dire che mi piacciono praticamente tutte le colorazioni, si sono mantenute sia come consistenza che come fragranza, ma volevo eliminare dei colori tipo il penultimo che sarebbe questo qui perché è un pochino troppo pescato, quindi sinceramente non li porto molto e poi volevo eliminare il quinto sarebbe appunto questo qui.
che è un pochino, vedete, molto simile come colori caldi. Volevo appunto eliminarlo. E un altro che vado a eliminare è questo colore, il primo, che è proprio un rosa molto chiaro, che sinceramente non porto molto. Preferisco di gran lunga questo, che sarebbe questo qui, un po' più sul malva. Comunque gli altri mi piacciono tutti e quindi li tengo. Questi tre sono di NYX ed eccoli qua. Uno è il NYX Liquid Suede che io adoravo, li avevo tutti e come vedete praticamente me ne è rimasto solo uno. Tra l'altro puzza, quindi questo lo vado a buttare. Mentre questi altri due, devo dire la verità, sono molto carini, soprattutto questo piccolo che è metallizzato e poi ha veramente poco prodotto. Diciamo che come vedete non è che sono dei veri e propri nude, però mi piacciono e quindi questi li tengo. Poi ragazzi, allora di Sephora ho trovato questi due che sono meravigliosi, soprattutto questo nude rosato, mentre questi qui di banana li vado a buttare perché puzzano sinceramente e come vedete sono tutti trasparenti perché hanno perso di pigmentazione, quindi questi li butto e questi li tengo. Raga, ho tantissimi rossettini di Astra, adesso ve li swatcho. Comunque questi sono a lunghissima tenuta e vanno benissimo anche per le guance, cioè, ho visto molte ragazze che li usano per le guance e durano tantissimo. Allora ragazzi, li ho divisi in base alla tipologia, questi sono gli Hypnotize, poi qui ci sono quelli che vengono dichiarati per Lip and Cheek, ma secondo me di una limited edition, ma secondo me vanno bene entrambi. Questo è l'unico che ho satinato, ecco questo lo tengo, lo Swatches è questo ed è tipo un rosa con tutti i brillantini ma proprio piccoli ed è molto bello. Altri ragazze, io praticamente terrei il numero 1 che è questo qui e poi quello accanto che è il numero 12, che sono due colori nude mattone che mi piacciono molto. Il 16, ragazze, che sarebbe il terzo, è abbastanza simile a quest'altro che è la limited edition, questo qui, ed entrambi sinceramente li trovo troppo pescati, ma anche il numero 21 che è troppo, vedete, sul giallo non mi piace, quello accanto è aranciato, anch'esso lo do via ed è il numero 22, mentre vado a tenere l'ultimo di questa fila che mi piace parecchio ed è il numero 23 come vedete e tengo anche quello sopra che è il numero 14. Ma quello che mi piace più di tutti, ragazzi, è questo qui, che ha un rosino molto carino ed è il numero 1. Eccolo qui, questo anche per le guance è molto carino e naturale. Ragazze, poi di Estée Lauder ho questi due colori che sono meravigliosi. Allora, innanzitutto queste qui sono davvero molto molto belle e hanno dei packaging assurdi e poi hanno una durata simile a quelle della Maybelline che ho tenuto, solo che sono più confortevoli ma durano tantissimo e questi due colori sono magnifici, sono un nude marrone e questo che è un colore, diciamo, che io considero un nude di carattere, mi piacciono tantissimo e questi li tengo. Ragazze, poi abbiamo questi di Pixi che come vedete sono tutti colori nude molto belli, a vederli dai packaging in realtà sembrano tutti molto simili e comunque a me l'unico che non piace è il secondo che lo trovo non adatto alle mie corde, mentre sia il primo che il terzo sono molto belli, ma il quarto è il più bello secondo me e si chiama, se vi interessa, Really Rose. Considerate che questi dovrebbero essere una dodicina, me li avevano inviati tutti e nel tempo questi tre sono gli unici superstiti. Poi ragazze, come nude mi sono rimasti tutti questi che sono, diciamo, tutti marchi diversi. Passiamo da Mesauda, calcolati questi me li hanno dati, erano tipo 24, io ne ho lasciate solamente 2. Questa è Huda Beauty, MAC, L'Oreal, insomma It's Style, Wet n Wild, insomma c'è un po' di tutto, Smashbox, anche NYX me li hanno dati tutti, mi pare siano 12, anche questi li ho tutti declatterati, diciamo anche Bella Oggi, insomma sono tutte le rimanenze di vari declutter dove veramente sono, diciamo, rimasti quelli più succulenti che comunque ho tenuto perché mi piacevano i colori. Ma come in tutte le cose anche il make-up, i gusti cambiano, quindi anche qui voglio dare una bella sfoltita. Allora, questi neanche li ho swatchati, questi di W7, perché in realtà non mi piace la formula, trovo che siano troppo secche e quindi queste le regalo tutte e tre. Partendo da qui, questi sono quelli di Mesauda e sono due colori rosati nude molto belli che terrò. Poi abbiamo un colore pescato che corrisponde a quello di Huda Beauty,
Uno un po' color tipo stone di MAC, mentre quest'altro troppo grigio marrone di L'Oreal, faceva parte di quelle lì chocolat che sono andate molto di moda. Io avevo preso questo colore per provarle, ma ho scelto un colore che non è per nulla adatto a me, quindi questo lo do via. Peccato perché profuma ancora di cioccolato e crea dipendenza l'odore. Poi a seguire c'è questo qui di T-Style, che è un rosa freddo, vedete, molto diverso dai precedenti che tengo. Poi purtroppo di Faberlic, questo qui, rosa, molto carino, lo devo andare a buttare perché è molto secco, infatti si vede anche da qui, e quindi questo via. Poi c'è questo oro pazzesco, che ovviamente tengo perché non ne ho di simili. Poi c'è questo di Essence, che se lo guardate sembra tipo un rosa malva, ragazze. In realtà è questo fucsia, cioè non c'entra assolutamente niente con il packaging. Comunque è un bel colore di fucsia e lo tengo. Poi abbiamo la XXL Lingerie, che è questo colore marroncino che io terrei. Smashbox, questo è fighissimo, guardate, è tipo tutto metallizzato, quindi lo tengo. Poi abbiamo una NYX Lingerie, che è secchissima, sarebbe questa, quindi via. Poi di Makeup Revolution ci sono questi due colori che sono molto nude, soprattutto il primo, quindi io lo darei via questo super chiaro qui. E poi ho questi qua di Bella Oggi Matte Affair, che praticamente hanno rifatto, e c'è una colorazione rossa che, ripeto, non mi piace, quindi la declattero. Mentre gli ultimi tre, scusate, quest'altra Matte Affair sarebbe questa, la tengo perché mi piace il colore. Mentre questo mi piaceva un sacco, ma purtroppo si è seccato, di L'Oreal Paris, che sarebbe questo un po' trasparentino. Poi abbiamo questa qui di Kiko, che vado a dare via perché non uso molto questo colore e comunque ne ho altre in postazione, e do via anche questa di Peach Sea, che è un brand coreano ed è fantastico questo prodotto, però purtroppo è un colore troppo arancione che io non indosso quasi mai. Si può usare anche per guance, però io sono piena di blush e magari qualcun altro che ne ha pochi può farne più buon uso. E poi ho trovato queste due di Banana Beauty che mi erano sfuggite, entrambe le butto perché puzzano, quindi Ragazzi, via. guardate com'è differente rispetto all'inizio. Direi che ho assolutamente declatterato. Ho trovato anche questi altri qui nude e praticamente mi vado a tenere solamente questo qui di Lovren, mentre questi tre li vado a regalare perché sono comunque colori già presenti. Sono due di Banana Beauty e uno di Paula P. Guardate di nude quanti ne ho declatterati, sono proprio brava. Poi a fine video andremo a contare quelli declatterati e quelli buttati. Ai fucsia, che come vedete sono contenuti in due scatole. Nei fucsia ho messo anche colori, diciamo, particolari come questo blu, insomma, colorazioni diverse, ma che comunque, diciamo, di base sono sempre fucsia. Questa è sbagliata. Oppure dei nude che magari mi erano sfuggiti, li ho messi qui, almeno li andiamo a vedere. Allora, diciamo che questi sono tre colori completamente diversi dal fucsia. E sono questi qui. Di questi tre, vi dico la verità, l'unico che tengo è questo qua di Clarins, perché è un lip intense molto cremoso, vedete, lucidino, di quelli che piacciono a me, mentre questi altri due colori proprio non mi piacciono, e poi non c'entrano niente comunque con i fucsia, quindi in caso li avrei dovuti mettere in un altro Allora, cestino. ragazzi, adesso sono andata a mettere quelli paragonati con i viola. Abbiamo innanzitutto un blu di Mulac che vado a tenere perché è l'unico blu che ho. Per quanto riguarda i viola, i primi due a me sembrano totalmente uguali, quindi uno lo tengo e uno lo do via, e sono di Corazona. Dopodiché abbiamo questi due viola, di cui a me piace più questo qui, mentre quello lì è troppo scuro, quindi lo do via. Pure questo che è trasparentino, quello di Glossip, che era un bellissimo colore, purtroppo è secco. Mentre tengo questi due, che uno è un lilla e uno è bellissimo perché ha tutti i riflessi tipo blu di MAC. Ci Sotto. sono questi tre che praticamente sono tutti e tre molto simili. Vi dico la verità, quello che vibra di più e che mi piace di più è quello di Astra, quindi vado a regalare sia Kiko che MAC. Come fucsia sono partita dai più chiari fino ad arrivare ai più forti, diciamo. Allora, questi due secondo me sono identici, ve li faccio vedere anche swatchati e si assomigliano tantissimo, tant'è che uno lo tengo e uno
Ludovia, mentre il terzo è un super viola scurone che anch'esso darei via, insieme a questo qui accanto perché è un colore diciamo fucsia ma caldo che non mi piace, quindi questi due via. A seguire ci sono un fucsia, diciamo, e un malva rosato di Pixi che devo dire non mi dispiacciono. Anche questi qui di Mesauda sono molto molto carini, infatti devo capire cosa tenere. Questo che è il più fluo di tutti, che sarebbe questo, lo tengo perché è il più particolare di NYX ed è una liquid suede, bellissima. A questo punto io direi di andare a selezionare le formule che mi piacciono di più perché comunque tutti i colori sono pressoché simili e molto belli. Allora, sicuramente MAC e Clio sono e Maybelline sono i miei tre preferiti, quindi li tengo tutti e tre. Vado a dare via questi tre di Pixi e Mesauda. Ora l'indecisione è tra Pixi, Astra, NYX e MAC. Allora, vi dico la verità, MAC è troppo liquidino e quasi trasparentino, questo qui non mi piace, quindi via. Mentre questa è troppo metallizzata, quindi sinceramente io terrei questi due. Ora, tra i rosa fucsia ci sono questi che a me tutto sembrano tranne rosa fucsia, forse giusto questi due, ma gli altri mi sembrano tutti, diciamo, o nude, vedete, tipo questo, o comunque caldi, rossi. Forse anche diciamo questo e questo sul marrone. Comunque vabbè, questi due di Mesauda li declattero perché comunque già ne ho molti nude, è inutile stare a guardare anche questi. Swatch al volo questi due per capire che tonalità sono. Sono il 2 e il 3 matte della linea matte. Io terrei il 2 che è quello più chiaro, mentre il 3 che vira su, secondo me, una marena, lo do via. Così come do via questo che è di Banana Beauty e sembra molto sul pescato, ecco. Questi ragazzi, vi dico la verità, li lascio con i rossi che vado a prendere perché secondo me non hanno nulla a che vedere col fucsia, poi non lo so, di primo impatto mi sembra così, poi vedremo. Comunque da due vaschette ne ho fatta una sola, quindi direi super soddisfatta, vi dico la verità. Ho preso anche quelli rossi, anche qui trasbordano, in più ci sono questi fuori che ecco, sembrano fucsia questi. Vabbè, comunque andiamo a vedere tutto. Allora, ragazzi, ho cercato di swatchare come sempre divisi un po' per colore. I primi sono questi qua che sono un po' rosso sangue, in più c'è questo marrone. Allora, quello marrone è questo che a me era stato regalato, è di Cosmify, ecco, non mi piace per niente, quindi questo lo regalo. Poi abbiamo questi quattro che sarebbero questi. Allora, vi dico la verità, a parte Nouveau Cosmetics, che sarebbe questo, il resto mi piacciono tutti. Il Liquid Suede perché rimane più opaco, mentre gli altri perché hanno una formula che più mi piace, uno è di Mesauda e uno è di Astra e sono tutti e tre belli. Poi comunque io di rossi così ho solo questi tre, quindi li tengo. Ora passiamo a dei rossi che sono comunque scuri, ma meno, diciamo, Marilyn Monroe, sono un po' più ciliegia, ecco. Allora vado a regalare questo qui di Rihanna, che sarebbe quello che si è tutto aperto, vedete? Perché appunto viaggia e su di me non mi piace questo effetto. Mentre, allora, ho comprato due dei Maybelline, questo succede perché magari io adoro il rosso, non trovo più il rossetto che mi piace, questi sono a lunga tenuta e quindi l'ho comprato e sono identici, però li tengo entrambi perché mi piacciono. Tengo anche questo di Clio, mentre vado a regalare questo della linea Le Chocolat, che sarebbe il terzo, questo qua, che è identico come vedete. Tengo questo che ha effetto vinile ed è mezzo trasparente, mentre purtroppo vado a buttare questo di Urban Decay della linea Vice perché è completamente secco. Questo di W7 lo regalo senza swatcharlo perché, come vi ho detto prima, sono troppo secchi e non mi piacciono sulle mie labbra. Ragazzi, ora è il turno degli arancioni. Alcuni colori io mi chiedo perché. Allora, l'unico che tengo sicuro è questo qui di Maybelline, che è più che altro un nude marrone. E praticamente ho pensato di tenere questi due di Jeffree Star, che sarebbero questi, e sono uno Pumpkin, che è bello secondo me in autunno, e l'altro questo. Per il resto, ragazzi, vi dico la verità, gli altri colori, cioè tipo, ma questo, ma dove ci vado? Anche questo, cioè proprio denti gialli, quest'altro che è tipo mezzo trasparente di Peach, sì, è veramente osceno, ragazze.
Quindi questi li do tutti via e tengo solo Jeffree Star, questi due. Ragazzi, ormai le mani penso di averle perse, quindi basta swatches. Queste tre sono fucsia, quindi io terrei solo questa e queste le do via. Tornando ai rossi, allora c'è questo che è bellissimo, assomiglia molto a questo qui di Jeffree Star, però questo è brillantino e questo no, quindi lo tengo. Purtroppo devo buttare questo qui di Astra, che danno effetto tipo coreana, sono delle lip tint quasi trasparenti, un po' come si percepisce dal packaging. Però hanno un'ottima tenuta, ma purtroppo puzza, quindi la devo buttare. Ho questo che è tutto micro brillantinato, molto carino, devo dire la verità, quindi anche questo io lo terrei. Tra l'altro non so neanche di che marca è, però almeno è qualcosa di diverso. Come rossi veri e propri, come vedete ne ho veramente pochi, perché secondo me sono questi proprio quelli belli, tipo alla Marilyn Monroe, e io direi di tenere sia questo, sia questo qui di soda, mentre banana e questo qui di Astra li do via. Un altro rosso molto carino è questo, però purtroppo non mi piace l'odore, quindi lo darei via, ma tengo questo qua che è sicuramente molto più portabile. Anche qui c'è una bella lotta di rossi, a me piacciono più quelli sullo scuro, quindi io terrei questo e questo lo regalo. Altro colore metallizzato che tengo è una liquid suede, questo così aranciato lo vado a dare via e tengo questo. E stessa cosa ragazzi, sono piena di rossi, quindi io direi di dare via anche questi tre, questo lo tengo. Poi mi faccio la domanda, li ho indossati questi? No, quindi i due di peach sì, li tengo e vado a appunto dare via quello di Banana Beauty, e questi qua li tengo, ma come credo che si veda dallo stick, sono tutti e due che vanno sul fucsia, quindi li rimetto nel cassetto Questo è giusto. ciò che rimane dei rossi, devo dire anche qui sono stata bravissima. L'ultimo contenitore che contiene questo cassetto sono appunto le matite. Allora, come vedete anche qui sono veramente tantissime. Io non credo che vi interessi il declutter delle matite labbra, quindi io me le andrei a guardare da sola, e appunto poi le vado a decidere da sola, diciamo, quali ho dato via, quali ho tenuto, e magari vi dico il perché, così capite quali matite mi piacciono e quali magari non mi piacciono. Allora ragazzi, ho tenuto la maggior parte perché sinceramente non hanno cattivi odori, scrivono tutte bene, e volevo segnalarvi che le mie preferite sono quelle di Astra, costano 4 euro ma sono veramente valide. Io di qua c'è veramente di tutto, dalle Debbie, Mesauda, MAC, insomma ho diverse matite anche Dior, insomma, e vi dico che quelle di Astra, comunque della linea questa col packaging nero, per me sono le migliori. Eccole, Professional Lip si chiamano. Comunque, queste quindi le ho tenute. Mentre sono andata a dare via tutte queste qui di Astra, Bella Oggi, insomma, di tutto, che sono praticamente dei matitoni e sono, diciamo, un ibrido tra un rossetto e una tinta. Siccome, diciamo, ho sia le matite, quando metto le matite a volte metto il lip gloss oppure metto il rossetto, e uso la matita, ecco, questi matitoni li trovo abbastanza scomodi, non è un prodotto che vado a ricercare, per cui ho detto inutile tenerli, anche perché sono veramente tanti, di diverse colorazioni, come vedete, dalle più nude dalle più scure, quindi le do via. Le uniche due matite che sono andata a buttare sono una di Puro Bio, che è praticamente un duo nuovo ma puzza, e questa che di Astra, che mi si è seccata perché, come vedete, aveva un tappo diverso, il suo l'ho perso ed è entrata aria, quindi la vado a Allora buttare. ragazzi, questa è la sistemazione. Come vedete adesso c'è tantissimo spazio dietro, ovviamente adesso vado a pulire il cassetto, e poi stavo pensando che questi anche, diciamo, mettendoli uno sopra l'altro, il cassetto si chiude, guardate, per cui magari declutterando molti prodotti qui, che sono quelli tipo lip gloss e rossetti stick, magari riuscirò a fare un solo cassetto, vedremo. Ci riesco, sarebbe il mio sogno avere un solo cassetto per labbra. E magari, se vi va, se mettete un like, la prossima volta declatteriamo anche questo, che praticamente contiene i rossetti in stick, lip gloss, lip balm e scrub. Quindi mi raccomando, like. E adesso vi faccio vedere, questi sono tutti quelli che ho declatterato, ragazze.
E questi quelli che ho buttato, che devo dire la verità, sono abbastanza, cioè mi piange il cuore, però sono molte meno di quelle che mi aspettavo. Adesso le conto e vi dico, sia quelli che ho regalato, sia quelli appunto che vado a buttare. Fatemi sapere se secondo voi sono stata brava oppure no, ma io mi ritengo super super soddisfatta. Allora, sono 73 prodotti più 20 buttati, quindi cioè praticamente siamo quasi a 100. 100 prodotti levati dalla Makeup Collection, ragazze. Sono super soddisfatta, mi raccomando, like perché sono stata veramente brava. Video finito, ho declutterato veramente tantissime cose, sono molto soddisfatta e sono sicura che appunto chi riceverà questi trucchi sarà molto felice. Fatemi sapere se secondo voi sono stata brava oppure no. Tra l'altro stavo anche pensando che se ad esempio mia sorella, le mie zie, le mie amiche non vogliono tutti i trucchi, ma mi avanza qualche prodotto, di metterle su Vinted a un prezzo simbolico di 1 euro, in modo così da darveli e non rimetterli in postazione, perché generalmente io facevo così, davo via i trucchi, diciamo che il 90-95% venivano sempre presi, però magari qualche trucchetto rimaneva, e io, siccome non voglio buttare nulla, soprattutto se ritengo che comunque sono utilizzabili, me li riprendevo. Ecco, vorrei evitare di nuovo di fare questa cosa e andare per le lunghe e non declatterare mai, quindi fatemi sapere se può essere una buona idea. Detto questo, io vi lascio, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like, e noi ci vediamo domani. Ciao!